Benvenuti su Live on the Pole, siamo sempre nello studio di Rita Picella, passo di danza. Oggi vi insegnerò una figura avanzatissima, nonché la mia preferita, il Machine Gun. Iniziamo provandolo dall'argomento. Innanzitutto cercate di focalizzare quale sia la vostra gamba più flessibile. La mia è la destra, quindi vi mostrerò l'esercizio dal mio lato destro. Iniziamo collocandoci dietro al palo e portiamo la nostra gamba più flessibile oltre il palo, in questo modo. Il braccio opposto alla gamba che andrò a stendere si porta all'altezza dell'ombelico e si afferra al palo. L'altro braccio, quindi il braccio libero, si porta dietro il palo in questo modo. Ed ecco così che avrò il mio famoso punto di contatto, che sarà la parte destra del mio bacino. Una volta che mi trovo in questa posizione, mi piego. Il braccio libero sotto la gamba e vado ad incastrare la spalla dietro al ginocchio, così afferro il palo e quando sento ben saldo il punto di contatto, quindi dal mio bacino destro col palo, mi porto in seduta in Drama Queen, afferro la gamba esterna e una volta che mi trovo in questa posizione lascio la gamba. Per scendere la stessa cosa, muovo la gamba, afferro il palo, mi riaggancio e porto giù la gamba destra. Strano a dirsi, ma io trovo molto più facile fare il Machine Gun in aria piuttosto che a terra, perché trovo che sia più facile sganciare la gamba una volta che si è in aria piuttosto che stare a staccarla dal pavimento. Comunque, in ogni caso, dovete assolutamente prima provarla dal pavimento, proprio perché dovete sentire forte il vostro punto di contatto, dovete sentirvi proprio ben salde al palo. Una volta che vi sentirete belle attaccate, cioè proprio non avrete più paura di staccare la gamba sola.